la differenza ci porta a scoprire oggi qualcosa di più sul mondo, sull'universo degli imballaggi. Ce n'è davvero tanti. Davide Bonetto, responsabile comunicazione e innovazione di Nette. Come facciamo a capire dove conferire il nostro imballaggio? Hai detto bene, un universo, neanche un mondo, un universo. Beh, diciamo che al di là di tutto l'Unione Europea un po' è venuta incontro ai consumatori, a noi cittadini, come imponendo delle immagini, dei simboli specifici ai produttori, appunto, e ai venditori di prodotti alimentari o beni comunque commerciali. Come? Li ha obbligati sostanzialmente a inserire questa immagine, questo simbolo, che è il nastro di Möbius, che è il nastro più riconosciuto che rappresenta la raccolta differenziata, ponendo al proprio interno un numeretto che è un codice, e nella parte invece inferiore del triangolino c'è il codice effettivo dell'imballaggio, che può essere un polimero, quindi una plastica, può essere del vetro, può essere un metallo, può essere la carta, dei materiali accoppiati, che sono quelli, ecco, dove abbiamo più il dubbio ogni giorno. Non si capisce se è carta, plastica, dove lo butto, dove non lo butto. Ora, finalmente, nel prodotto abbiamo questo simboletto che ci aiuta. Però non basta il simboletto. In questo viene incontro Net Education, che spiega appunto dove va quel simboletto, in quale bidone lo dobbiamo conferire. E per questo ci aiuta Elisa Peressin, educatore Net, che ci insegna a leggere questo codice di Möbius. Elisa ha già apparecchiato il nostro tavolo con tanti imballaggi, allora cerchiamo di capire qualcosa di più sui codici di questi imballaggi. Si fa presto a dire plastica, però come abbiamo visto ce n'è davvero di tutti i tipi. Intanto andare a vedere dove posso trovare effettivamente queste informazioni in più. Di solito sulle plastiche, soprattutto anche rigide, troviamo questi simboletti che ci indicano di che tipo di plastica si tratta sotto il contenitore, o nel caso di plastiche per esempio morbide lo troviamo proprio nelle indicazioni della raccolta differenziata. Quindi, volendo un attimino approfondire, possiamo partire proprio dal numero 1, il PET, una tra le plastiche, diciamo, migliori che ci sono in commercio, usato soprattutto ad uso alimentare, quindi tutte le bottiglie di bevande, di acqua, sono in PET, facilmente riciclabile. Attualmente la normativa dice che le bottiglie possono essere riciclate anche ad uso alimentare, appunto, e avere una buona percentuale di plastica riciclata al loro interno. Il PEHD2 invece, la plastica, il polietilene ad alta densità, invece è una plastica rigida, molto resistente, e va a comporre soprattutto contenitori, flaconi di detersivo o di prodotti per la casa. La sua dirimpettaia, diciamo, l'LDPE invece, quindi la plastica, il polietilene a bassa densità, sono tutte le plastiche veramente molto morbide, contenitori soprattutto la carta igienica, dei fazzoletti. Passiamo poi invece al polipropilene e al polistirene, detto anche polistirolo nel gergo comune. Il polistirolo, per esempio, le vaschette del gelato, piuttosto che anche gli imballaggi, anche appunto delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, è un imballaggio che va buttato nella plastica. Una piccola caratteristica, effettivamente, visto che il polistirolo noi lo ritroviamo per esempio anche nei bicchieri delle macchinette del caffè, è una plastica che tiene bene sia il calore sia ovviamente il freddo, trovandolo anche nelle vaschette di gelato. I bicchieri invece, qualora dovessimo trovarli in PP, polipropilene, sono bicchieri che invece sono stati pensati per le bevande fredde. A proposito di plastica, Elisa, c'è anche qualcosa che ci potrebbe indurre in errore, perché questo è un bicchiere che tutti noi diremmo di plastica e quindi andremmo a conferire nel bidoncino della plastica. In realtà non è così, ci spieghi? Esatto, allora adesso c'è molto in commercio, anche nei supermercati, per le persone, per anche le nostre festicciole, ci sono a disposizione moltissimi materiali compostabili, quindi materiali che in alcuni casi sembrano in tutto e per tutto plastica, ma se andiamo a vedere il famoso simboletto sotto a questo bicchiere, per esempio, troviamo la sigla PLA, acido polilattico, e quindi non PP o PS, che sono simboli relativi alla plastica. Come acido polilattico questo va buttato nell'umido, quindi nell'organico.
Stessa cosa ogni volta che noi anche su un bicchiere, che può essere effettivamente a base carta, troviamo la scritta compostabile o biodegradabile. Biodegradabile e compostabile sono due termini che vanno molto spesso assieme e quando trovo questo termine posso buttarlo nell'umido. Andiamo a chiarire anche qualche altro dubbio per quanto riguarda appunto il conferimento degli imballaggi. Il classico Tetra Pak, abbiamo detto, va nella carta, giusto? Sì. Esatto, è un CPAP 81 in questo caso, lo trovate scritto perché adesso appunto la normativa dice che bisogna essere molto più chiari su segnalare che cos'è il materiale e va buttato nella carta. È un poliaccoppiato proprio che segue una via di riciclo tutta sua. Per quanto riguarda l'alluminio, pare abbastanza semplice il riciclo, le classiche scatolette, sappiamo dove conferirle, però ad esempio questo imballaggio alla vista può creare qualche dubbio. Esatto. Voi dove lo mettereste? Vediamo cosa ci dice Elisa. Tutto ciò che è molto fino, no, a noi crea un po' di dubbio, no? Faccio la prova dell'appallottolamento. Se appallottolandolo si riapre, è plastica semplicemente colorata d'argento, se invece rimane appallottolato è un foglio di alluminio e va conferito assieme al vetro. Un'ultima cosa sul vetro, qui diciamo che è abbastanza semplice, il vetro è difficile da confondere. Sì, esatto, gli imballaggi in vetro li conosciamo benissimo, ricordo semplicemente di non conferire nel vetro cristalli, di solito gli imballaggi in cristallo non esistono, per cui in questo senso è facile, ma neanche ceramiche porcellane. E se ci viene qualche dubbio, cosa possiamo fare? Allora, per gli approfondimenti e per i curiosi abbiamo le nostre brochure e comunque l'app e il portale web dove poter approfondire anche con video tutorial. Grazie allora ad Elisa Peressini, alla prossima! Grazie!